Il motivo per il quale, diciamo, vi ho dato, quindi ripeto, casomai può non essere chiaro. Quindi che cosa faccio? La mia espressione è questa, no? Quindi ho 1 meno 3x più 2 che moltiplica x meno 3 uguale a 2 che moltiplica x più 1 meno 2. Allora, perché ho voluto procedere in questo modo? Perché ho detto, ah, qui c'è un 2, qui c'è un 2, qui c'è un 2. Allora ho detto, se divido tutto per 2 mi semplifico alcune cose. E in effetti, no? Dividendo tutto per 2, che cosa succede? Che qui sì, c'ho il fastidio che mi compaiono due frazioni, però qui sono andato a risparmiare su tre moltiplicazioni. Infatti questa moltiplicazione non l'ho fatta, non ho fatto neanche questa. E poi cosa è successo? Che direttamente ho semplificato questa x, direttamente ho semplificato quest'altra x, e poi anche qui 1 meno 1 subito. Quindi ho semplificato molte cose. E poi per ritogliermi quelle frazioni ho rimoltiplicato per 2 dopo. Quindi è stato, diciamo, un trucchetto per questa circostanza qua. Perché poi, diciamo, qui quando mi rimane meno 3 mezzo x uguale a 3 meno un mezzo, non c'ho più molto da fare, moltiplico per 2, le frazioni scompaiono e poi divido tutto per meno 3 e il gioco è fatto. Quindi l'ho mostrato apposta questo procedimento, diciamo, che lì per lì nessuno farebbe, no? Che cosa farebbe uno normalmente? Farebbe questo per questo, questo per questo, questo per questo, questo per questo. Quindi stiamo parlando di un passaggio in cui mi devo fare 4 moltiplicazioni. Io invece che cosa ho fatto? Ho detto, anziché vedere tutti questi 2, i 2 me li metto qui sotto, con una semplice divisione per 2. Quindi, perché ho fatto così? Proprio per darvi un approccio diverso.